Ciao a tutti, bentornati sul canale. Ultimamente riprendo i video dal bagno. Ho attaccato la lavatrice, ho appena svegliato Mauro, è andato giù a far colazione. Sono 7:20, oggi è San Valentino, quindi buon San Valentino a tutti. Noi l'abbiamo già festeggiato ieri, abbiamo fatto la grigliata, poi siamo andati a fare un giro all'Ennus e così. Finalmente ho trovato il giubbino. Mio amore mi ha regalato il giubbino, finalmente l'ho trovato, tra l'altro rosso, io lo voglio, è tanto che lo voglio rosso, solo che poi non lo trovavo mai, quindi... Ieri abbiamo girato praticamente tutti i negozi dell'Ennos, non sono riuscita a trovare il giubbino, cioè non c'erano più le taglie, c'erano tutte SXS, basta. E quelli che c'erano non mi piacevano, erano troppo da zia, cioè no. Quindi siamo andate, abbiamo trovato la Nord Sale, finalmente abbiamo trovato il giubbino, è comodissimo, l'ho provato ieri, oltre a essere molto leggero, proprio la sensazione che sia molto leggero indossato, è caldissimo, c'è proprio una bella sensazione quando lo indossi, dopo comunque ve lo faccio vedere. Mi sono appena finita di asciugare i capelli, li ho lasciati un po' ricci perché una di voi, Silvia, mi ha chiesto dove fossero finiti i miei ricci. È vero, ultimamente li stiro sempre, ma per praticità, perché non ci crederete, ma è più semplice per me tenerli lisci che non ricci, nel senso che ricci impiego veramente tanto ad asciugarli, perché devo asciugarli con il diffusore, comunque la temperatura bassa, e quindi impiegano moltissimo ad asciugare. Perdo veramente tantissimo tempo senza il mal di braccia e di spalle che mi viene. Niente, adesso vado a fare i letti che ho già aperto tutte le finestre intanto che Maurino fa colazione e basta. Dopo porto Mauro a scuola, devo andare a fare la spesa così poi vi faccio un mega svuota la spesa perché stamattina devo fare una spesona. Vado all'MD con mia mamma, quindi spero di trovare tutto e niente, ci vediamo dopo. Iscrivetevi al canale e metteteci un like, suonate la campanella e taggateci su Instagram. Vi voglio bene, ciao! Eccomi qua, sono appena rientrata, anzi da 10 minuti abbiamo già tirato giù tutta la spesa, abbiamo già bevuto il caffè. C'è la luna che mi spinge perché vuole le coccole, vero amore? Niente, adesso vi faccio vedere la spesa, devo fare la svelta perché c'è tanta roba piccola soprattutto, per cui devo fare un po' la svelta, anche perché ho delle cose da mettere in freezer, vi faccio vedere subito quelle. Iniziamo. Allora, questa è solo una parte della spesa perché poi c'è una borsa lì, quella l'ho già svuotata e altre due borse là. Quindi questa è solo una parte della spesa. Allora, cominciamo con queste. Come al solito, spero di avere tenuto lo scontrino, mi sembra che ve l'ho messo in borsa comunque. Ho speso circa 129 euro per tutta questa spesa e spero di trovare lo scontrino. Vi metto i prezzi qua sotto come al solito. Vabbè, pizze margherita, ne ho prese due confezioni da 4 pizze cada una. Surgelate, adesso infatti vado subito a metterle in freezer e poi no, surgelato, altra roba dentro là che dovrò tirare fuori dopo. Vado un attimo a sistemarle. Poi latte, ho preso 12 litri, vi faccio vedere un attimo così, così poi dopo riesco a appoggiarvi. Poi ho preso due confezioni di piselli fini, una e una due, così poi dopo vi appoggio lì. Il mais dolce, sempre due, e adesso vi giro così facciamo il video per bene. Ok, allora poi ho preso due confezioni di fagioli borlotti, così, poi due scatolette di funghi champignon trifolati, i soliti che metto sulla pizza alla Giorgia al venerdì. Poi per il compleanno di Mauro sto iniziando a prendere un po' di cose perché come vi dicevo, non so se vedrete prima questo video o l'altro, comunque il 5 marzo è il compleanno di Mauro. Ed è un sabato, noi abbiamo deciso però di festeggiarlo con i suoi amichetti, se faremo qualcosa adesso vediamo, il venerdì, per cui io ho iniziato a prendere qualcosina. Allora, un'aranciata di queste della Happy Fresh, che secondo me è buonissima, poi un tè alla pesca e uno al limone. Comunque se facciamo la festa invitiamo proprio pochissimi amici perché è meglio evitare... Anzi, se c'è bello, speravo di poterlo fare fuori come avevamo fatto già qualche anno fa. Poi un succo di questi multivitaminici e poi voglio andare a prendere ancora succo da pesca e l'albicocca perché qua li ho trovati, ma erano le bottigliette piccole, non c'era la bottiglia grande che trovo invece al discount qua, che tra l'altro è molto buono come succo. Poi ho preso una coca. Questa è da 1,50
litro e 750. Poi marmellate e frutti di bosco per Maurino, anche per noi, però più che altro per Maurino. Poi una confezione di sale grosso, l'avevo proprio quasi terminato, me ne avevo proprio pochissimo. Poi una crema spalmabile di nocciole, che Mauro adora. Poi un tè deteinato, questo sapete già, chi mi segue sa già che è per me. Poi ho preso una confezione da 1 chilo di pasta fresca, questo della Cabianca. Poi ho preso questa sfoglia sottile per le lasagne, ma io ho intenzione di fare delle rotelline di prosciutto e non so se prosciutto ricotta o vedrò. Comunque questa, e sono 250 grammi. Poi c'era in offerta questo sugo alla salsiccia che di solito prendo anche alla Lidl. Allora, io i sughi pronti non li amo particolarmente, però a volte li prendo da tenere lì, da fare all'ultimo minuto quando magari ho un po' fretta o non ho voglia di cucinare. Per cui ho preso 3 di queste, la salsiccia della Gustato. Questi non mi ricordo se li ho già provati dall'MD, quelli della Lidl non sono male. Questi. Quelli della Lidl, non so se vi ricordate che avevo fatto lo svuota la spesa delle vacanze. Di quando partivamo con la roulotte l'anno scorso, avevo preso uno o due sughi da prendere su per andare al mare. Poi, perché noi andiamo in campeggio, ho preso le nocciole per la merenda sana di Mauro. Ho scoperto che ama le nocciole, quindi queste 150 grammi. Poi ho preso una confezione, 1 litro di vino bianco, quello per cucinare. Poi un paccone da 750 grammi di crackers, questi dovrebbero essere quelli salati, sì, salati in superficie della Cabianca. Poi ho preso, non ho ancora finito di tirare fuori la roba, adesso man mano vi faccio vedere. Mozzarelle, dovrei averne prese 3 o 4, adesso non ricordo. Queste perché noi facciamo la pizza, quindi ho detto inutile che ne prendo una e poi dopo tutte le volte devo andare a correre a prenderla perché devo fare, mi sembrava che no. Uscisse il liquido, no, devo andare sempre a prenderla, quindi ho fatto la scorta 3 o 4, adesso non ricordo. Sono 400 grammi l'una. Poi la ricotta, anche queste dovrebbero essere due, da 250 grammi della Malga Paradiso. Poi due confezioni, no, mi sembravano tre, di mascarpone, perché aspettate, così. Perché oggi è San Valentino, noi come sapete, ve l'ho già detto prima, abbiamo festeggiato ieri, abbiamo fatto una bella mega grigliatona, tutti qua, tutto quanto, noi quattro. E poi pomeriggio siamo andati a fare un giro a Lorio, a Bergamo. E quindi oggi almeno un bel tiramisù, che è il dolce preferito di mio marito, quindi preparerò il tiramisù. Quindi ho preso mascarpone. Poi ho preso pancetta dolce a cubetti. Questa mi ricordo 99 centesimi, così. Un mega pacco da boh, 1 chilo, sì, 1 chilo di sottilette, il solito pacchettone gigante che noi prendiamo. Poi ho preso 4 confezioni di pasta sfoglia, questa rotonda, perché voglio fare dei fagottini come avevo già fatto l'altra volta. Vediamo se riesco. Sempre della Cabianca, comunque 4. 1, 2, 3, 4. Non so se vi ho detto, sono andata all'MD stavolta. Non mi ricordo se ve l'ho detto già da prima. Poi ho preso 2 confezioni di base per pizza, sempre per il compleanno di Mauro, perché ho detto se non ho voglia, non ho tempo di preparare l'impasto per la pizza, perché vorrei preparare anche delle teglie di pizza da mettere giù. Non so se le preparerò per la merenda o se addirittura farei stare qua i bimbi anche la sera e si mangiano la pizzata. Tanto poi ci saranno panini, patatine, dolci e la torta e quindi. Non credo che mangeranno tantissimo, però almeno un po' di pizza ci sta. Quindi ne ho prese 2. Poi ho preso un pacchettino di taleggio. Stavo guardando se c'era il prezzo, invece no. Sono 330 grammi. Poi margarina. Poi ho preso un Montasio. Questo sono 2,32 euro, sono 310 grammi. Così. Poi il Fontal, questo 1,89, sì, non vedevo, non so se si vede qua, 1,89
Ok. Poi ho preso una confezione, io lo adoro, di cavolo cappuccio. Questo mi sa che me lo mangio oggi a mezzogiorno, me ne mangerò un po'. Questo è 200 grammi. Poi ho preso le banane. Questo è 99 centesimi al chilo, me lo ricordo. Della Del Monte, tra l'altro. Allora, vediamo se riesco a prendere. Poi ho preso due melanzane, non sto a aprirvele tanto. Così, perché queste pensavo di fare un po' di melanzane, un po' di zucchine, perché ho trovato le zucchine in offerta, ho fatto un po' di scorta, perché costano quasi 4 euro al chilo, invece qua le trovate 1,79 euro. Sia con le zucchine che con le melanzane vorrei fare tipo quelle, le pizzette, le ho fatte ancora, tipo pizza con su un po' di passate pomodoro, un po' di basilico, origano, mozzarella. Le schiaffo in forno, sono velocissime da fare, poi sono molto buone. Poi ho preso un pacchettino di guanti che mi si sono rotti, un attimo che prendo. Poi un chilo di carote, anche queste se non sbaglio 99 centesimi. Ecco qua le zucchine, ho fatto una scortona, sono proprio non so quante siano queste. Non sto a aprirle adesso perché altrimenti mi vanno tutte in giro. E una confezione di patate. Queste sono boh, 2 kg, credo. No, non trovo. Comunque si dovrebbero essere 2 kg. Vabbè, comunque, patate. Adesso vado a prendere un'altra borsa. Allora, ho preso anche due confezioni di pasta da 1 kg. Un tortiglione e uno di fusilli. Vabbè, non so dove mettere la roba. Poi ho preso una confezione di pane per le bruschette. Queste qua mi piacciono sempre un sacco, ogni tanto ci piace magari il fine settimana, il sabato, fare queste cosine un po' così sfiziose, diciamo. Poi ho preso 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacchettini di spalla cotta, ma perché la userò per andare a cucinare, sia da mettere sulla pizza, sia per fare quelli con la pasta sfoglia che vi dicevo prima, o per le bruschette, per cui prendo questi. 100 grammi, 99 centesimi l'uno. Poi ecco qua le altre di pancetta dolce. Purtroppo quella affumicata era finita, quindi ho preso solo quella dolce. E l'altra qua. Così vado a metterle insieme. Poi ho preso una confezione di formaggio grattugiato, qua purtroppo c'è solo quello da 300 grammi e quello più grosso che ho trovato, mentre qua al mercatino da noi trovo il pacchettone, mi sembra da 500, adesso non ricordo, 4,50, comunque così, sempre della Malga Paradiso, 300 grammi. Poi ho preso una confezione di riso Carnaroli da 1 kg. Poi eccolo qua, l'altro mascarpone e l'altra ricotta. Mascarpone era qua e la ricotta qua. Poi l'altra mozzarella, eccola. Quindi mi sa che ne ho prese 3, se non ne salta fuori un'altra, non mi ricordo. Un altro pezzo di formaggio, ho preso l'Edamer, 400 grammi. Formaggi io li prendo sia perché mi piace ogni tanto mangiarli, ma anche perché io li uso tanto nelle preparazioni in cucina, che danno quel tocco in più secondo me, poi quando sono filanti, che si sciolgono, wow. Poi ho preso due confezioni di questi wafer da 10 porzioni ogni confezione alla nocciola, perché anche per la merenda, per la scuola e così sono comodi, perché sono piccolini, sono pratici e poi sono strabuoni. Eccoli qua. E anche questi erano in offerta, ma non ricordo il prezzo. Poi ho preso tre confezioni di passata di pomodoro. Una, due e tre. Tre bottiglie. Una, due, tre. Adesso dove metto? Spingo, farò cadere qualcosa. Allora. Ecco, poi ho trovato in offerta le lasagne alla bolognese, quelle surgelate. Allora, non è che siano, io non, cioè, sono molto più buone quelle fatte in casa, ovviamente, però siccome star lì a fare il ragù, prepara, fai tutto, non avevo voglia, e siccome erano in super offerta, 1 kg
e ne ho prese due confezioni così da tenere lì, anzi una la tengo, la tiro fuori per oggi a mezzogiorno così la preparo a Mauri quando viene a casa da scuola. Tra l'altro non c'è scritto se, per riscaldare il forno, non c'è scritto se va scongelata, quindi secondo me no. Vabbè, comunque, queste vi farò sapere come sono, perché io queste non le ho mai prese, sono surgelate, però secondo me sono dei validi salva pranzi queste qua. Poi ho preso, c'era il detersivo dei piatti concentrato al limone, ho preso questa busta qua, 70% classica in meno rispetto al tradizionale flacone, e niente, sono 2 litri, e questo qua concentrato al limone della DAT 5, mettiamolo lì, non cade, e vado a prendere l'altra borsa. Ok, allora, aspettate, perché c'è il detersivo che ha mosso. Ok, allora, adesso qua arrivano un po' di cose ancora per il compleanno di Mauro e ancora per la merenda per la scuola. Allora, questi popcorn, sempre per il compleanno di Mauro, anzi quasi prendo la borsa, metto dentro addirittura tutte le cose per il compleanno, man mano le prendo, che così le ho tutte insieme, perfetto. Così vado a mettere dentro lì e libero un po' il tavolo. Poi ho preso un po' di queste caramelle, sono anche data da Teddy, ho preso anche lì diversi pacchettini caramelle, perché con la storia del Covid purtroppo non si può più festeggiare il compleanno a scuola. Non si possono più portare le tortine, neanche quelle confezionate, per cui... Però si possono fare dei sacchettini trasparenti da regalare ai compagni di Mauro con dentro le varie caramelline. Quindi ho preso questo mix party e ci sono, che sono già tutte, sono tutte confezionate, quindi secondo me sono carinissime. E ne ho già prese anche da te di simili. Allora, ne ho prese due, così. Una e due. E sono da 400 grammi ogni pacchetto. Poi ho preso anche queste gelé da mettere sempre dentro da regalare. Poi una confezione di cornetti di mais tipo le Dixie al gusto formaggio, così. Poi, mentre invece questi, no, questi sono per mio marito, cioè lui le adora queste, i roll col cioccolato, quindi queste vanno qua. Vado a mettere le lasagne nel freezer, mamma mia, mi ero proprio dimenticata. Ho già acceso anche il forno, perché ormai sono già le 11 passate, così almeno intanto cuociono le lasagne per quando arriva a casa Mauri. Poi queste per la Giorgia, tortilla chips, che vorrei provare a fare. Io vedo spesso, non so se ve l'avevo già detto, io adoro i video americani, vedo che loro spesso fanno sia i tacos che i nachos. I tacos non li ho ancora trovati, devo aspettare che ci sia la settimana messicana, credo, alla Lidl, mi sembrava di averli visti lì, e voglio provare a fare anche quelli. E le tortillas invece le mettono su, dentro una teglia praticamente, ci mettono su, io ho visto una che le preparava così, dopo penso ci siano vari modi per prepararle. Fanno un simil ragù, glielo mettono sopra, e poi sopra tanto formaggio, quello tipo la mozzarella della pizza grattugiata, sopra mettono in forno e poi le mangiano così. Top! Mi piacerebbe fare una serata con le tortillas, cioè i nachos li chiamano loro, fatti in questo modo, e appunto i tacos. Quindi vedremo se riuscirò a preparare. Queste vanno qua perché non vanno nel compleanno di Mauro. Poi ho preso anche queste, ma sì, per fare qualcosa di diverso, guardate che carine queste. Sempre per il compleanno. Poi le croccantelle gusto prosciutto invece per la scuola, per la ricreazione o per le merende qua a casa, così. Questi sono tutti pacchettini, sono 6 confezioni da 35 grammi l'uno, e anche questa finita, via. Però l'altra ce l'ho già qua, quindi. Poi ho preso sempre le, io le chiamo croccantelle perché sono quelle originali, queste sono le crocchiarelle ma sono identiche, gusto ketchup, così. Poi sempre per la merendina della scuola ho preso un pan di Spagna al latte
con uova da gallina levate a terra, 10 merendine, eccole qua. Poi, mamma, devo andare a sistemare tutto, mamma, quanta roba! Poi schiacciatine, 8 confezioni da 3 pezzi, queste sono gusto classico, così, perché i miei bimbi amano molto anche il salato, anzi dirò che forse preferiscono il salato che il dolce. Poi schiacciatine sempre, 8 confezioni da 3 pezzi, però queste sono gusto pizza, così, avevo proprio bisogno di fare la spesa, perché ho fatto tutte piccole spese, come avete visto negli altri video, perché non riuscivo mai ad andare a fare la spesa giusta e quindi adesso mi sono ritrovata che mi mancava tutto. Poi ho preso un pacco di sandwich classic, il classico pane che prendiamo noi a fette, 750 grammi, però dovrò fare anche il pane con la macchina di pane perché mi sta uscendo una bomba e vedo che piace tantissimo e già sono già diverse settimane, direi un mesetto che faccio il pane spesso, ho fatto anche di nuovo lo yogurt e anzi dovrò rifarlo perché l'abbiamo quasi finito, io e Giorgia mi piace un sacco. La mia macchina del pane, quella della Lidl, è il top. Poi ho preso ovviamente per il tiramisù questi che si chiamano nuvolini, sono come i pavesini, questi, perché a me non piace farlo col savoiardi, resto troppo bagnato, quindi ho preso tre di queste, una, due e una, tre. Devo fare la svelta e mettere via tutto, perché poi oggi devo fare anche il tiramisù per il mio amore. Stavo guardando, basta? Sì, mi sa che questa è tutta la spesa. Niente, questa è tutta la spesa. Devo farvi vedere il giubbino. Sì, allora, la spesa è questa. Adesso vi faccio vedere un attimo il giubbino, perché l'ho lasciato qua apposta per farvi vedere. Che mi ha regalato quello di cui vi parlavo stamattina, che mi ha regalato mio marito. Eccolo qua. Certo che rosso su rosso non si vedrà tantissimo, però è semplicissimo e non ha niente di che. Così le tasche laterali, però una bella cerniera, bella grossa, mi sembra bella resistente. Dentro è blu, così, mi piace tantissimo. Tra l'altro ha il collo molto alto, che quando si chiude qua, si chiude proprio fino in cima, quindi rimane proprio il collo bello coperto, come piace a me. Comunque mi piace un sacco, mi ha fatto un bel regalone il mio amore, finalmente l'abbiamo trovato, perché avevo proprio bisogno. Poi volevo farvi vedere che ieri appunto siamo andati a Orio, non mi ricordo mai il nome, siamo andati da Tiger, ho preso la cannella perché questa qua è grandissima, sono 80 grammi e l'ho pagata solo un euro, per cui l'ho presa, ho aspettato ad aprirla per farla vedere a voi perché devo metterla nel vasetto. E poi finalmente li ho trovati perché ero andata al... No, ma oggi al Globo a Busnago, vabbè qua ce ne sono solo tre, e avevo visto dei cucchiaini bellissimi che mi piacevano, però poi boh, li prendono, li ho i cucchiaini e non li ho più presi, però poi mi sono pentita, quando sono tornata la volta dopo non ce n'erano più, e ieri a Orio li abbiamo trovati, li ha trovati Giorgio, uguali identici, adesso ve li faccio vedere, guardate, cioè col manico così, sono due tortora, due beigeolini, insomma beige e due rossi, cioè sono bellissimi, li volevo e li ho trovati, 4 euro di 6, sono meravigliosi, mi piacciono un sacco e sono troppo felice. E poi, boh, penso di avervi fatto vedere tutto, credo. Mi sembra di sì. Comunque vabbè dai, per oggi io vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video, grazie per essere stati con me. Ah, ricordatevi, chi non si è ancora iscritto, se ha voglia di iscriversi, però vi chiedo per favore lasciate i like, perché vedo che tanti commentano, tante visualizzazioni, però non vi ricordate mai di mettere like, schiacciate like, e condividete se vi è piaciuto il video. Vi mando un grosso bacio, ciao!